Ho avvertito un dolore, un senso di oppressione al petto. Come una forte pressione? Sì, come la sensazione di non aver digerito. Dai sintomi potrebbe trattarsi di angina, una diminuzione dell'apporto di ossigeno al cuore. Controlliamo subito se la comparsa del dolore toracico corrisponde effettivamente ad un attacco di angina. Cominciamo con l'eseguire un elettrocardiogramma. Ci permetterà di valutare l'attività elettrica del cuore. Probabilmente dovremo eseguire anche una prova da sforzo per meglio valutare la probabile ischemia miocardica. In alcuni casi, quando la valutazione elettrocardiografica a riposo e da sforzo non risultino conclusive, dovremo ricorrere ad altri esami strumentali, come l'angiografia coronarica o coronarografia, che consente la visualizzazione delle arterie coronarie, indagine che viene effettuata solo in ambiente ospedaliero. Il cuore umano è un miracolo di ingegneria. È un organo che lavora instancabilmente, come una vera e propria pompa, distribuendo il sangue ricco di ossigeno in ogni parte del corpo. È composto da due cavità principali, il ventricolo sinistro e il ventricolo destro. Il ventricolo sinistro pompa il sangue ricco di ossigeno proveniente dai polmoni e lo fa fluire nei tessuti e nei vari organi del corpo. Il ventricolo destro raccoglie il sangue impoverito in ossigeno e lo rimanda nei polmoni affinché si ossigeni di nuovo. Il cuore, per fare tutto questo e funzionare regolarmente, ha bisogno anch'esso di un rifornimento di sangue ricco di ossigeno, che gli giunge attraverso due arterie specifiche: l'arteria coronaria destra e l'arteria coronaria sinistra. Il dolore è quindi un segnale del fatto che le arterie coronarie forniscono al cuore una quantità insufficiente di ossigeno, ma non indica che il cuore abbia subito danni. Il dolore anginoso dal petto si può propagare al collo, alla gola, alla mandibola, alle spalle e soprattutto al braccio sinistro. Altri sintomi associati possono essere sudorazione, nausea, respiro affannoso o spossatezza. Solitamente ciò avviene per la presenza di un restringimento delle arterie chiamato stenosi, che può essersi sviluppato negli anni senza alcun sintomo precedente. Ma perché le arterie coronarie si restringono? Il problema è causato principalmente da depositi di grasso o colesterolo, che prendono il nome di ateroma. L'ateroma, ingrandendosi, dà luogo alla formazione della placca. Quest'ultima, aumentando progressivamente, restringe il lume della coronaria, determinando una stenosi. La conseguente riduzione del flusso sanguigno causa una diminuzione dell'apporto di ossigeno al cuore, dando origine al fenomeno anginoso. L'angina può essere trattata in modo efficace, fino a impedirne la progressione, e in molti casi con la totale scomparsa del dolore. Con un trattamento farmacologico appropriato ed uno stile di vita corretto, molti pazienti affetti da angina possono infatti condurre una vita normale e attiva. Bisogna però evitare alcune situazioni a rischio. Sforzi fisici, attività sessuali troppo intense, pasti particolarmente pesanti, freddo, stress emotivi o mentali. Tutti questi fattori determinano un aumento del fabbisogno di ossigeno del cuore. Al verificarsi di un restringimento delle arterie coronarie, tale aumento risulterà insufficiente e causerà un attacco di angina. In presenza di un attacco di angina è necessario mettersi subito a riposo. Ma se il solo riposo non fosse sufficiente, bisogna ricorrere a compresse di nitroglicerina, lasciate sciogliere sotto la lingua. La loro azione è rapida e consiste nel provocare una dilatazione temporanea delle arterie, alleviando il dolore. Per questo è necessario portarle ovunque con sé. Quando il dolore risultasse più acuto del solito, o di durata superiore ai 10-15 minuti, se è insorto a riposo o se con esso si manifestassero nuovi sintomi come sudorazione o respiro affannoso, è necessario contattare il proprio medico. A chi è soggetto ad attacchi frequenti, sarà consigliato di sottoporsi ad una cura continuativa basata su nitrati ad azione prolungata, che dilatano le arterie in modo da consentire al sangue di fluire più facilmente, disponibili sotto forma di compresse o cerotti da applicare sulla pelle.
calcio antagonisti, che agiscono in modo simile ai nitrati ad azione prolungata, beta bloccanti, che fanno sì che il cuore necessiti di una minore quantità di ossigeno. Per alcuni casi di angina, il trattamento farmacologico non è sufficiente e si deve ricorrere a due tipi di procedure. La prima è l'angioplastica coronarica. Un tubicino lungo, stretto e flessibile, chiamato catetere, viene introdotto all'interno dell'arteria malata, a partire dall'inguine o dal braccio. All'estremità terminale del catetere, un palloncino viene gonfiato per allargare l'arteria a livello della stenosi e consentire al sangue di scorrere più liberamente. Se l'arteria si restringe nuovamente, oppure nel caso in cui non sia possibile effettuare un'angioplastica coronarica, si può ricorrere ad un intervento chirurgico di bypass coronarico. In questo caso, un pezzo di vena prelevato da un'altra parte del corpo o l'arteria mammaria interna che transita vicino al cuore viene applicato sulla coronaria ostruita in modo da consentire al sangue di oltrepassare l'ostruzione. Potete fare molto per evitare l'aggravamento della malattia, voi stessi. Cercando di dimagrire se siete in sovrappeso, il vostro cuore farà così uno sforzo minore. Praticare esercizi fisici dolci e regolari vi consentirà di irrobustire il muscolo cardiaco. È comunque molto importante rilassarsi il più possibile. Se siete fumatori sarà indispensabile smettere. È utile modificare la vostra alimentazione assumendo meno grassi e colesterolo. Anche dopo un attacco di angina, una normale attività sessuale va benissimo, purché venga ripresa in modo graduale. Può essere una buona idea assumere una compressa d'azione rapida prima del rapporto, ma se siete stanchi, avete bevuto un po' più del consentito o consumato un pasto pesante, per una volta sarà meglio rimandare. È molto importante sottoporsi a check-up completi e a controlli periodici e regolari per verificare il livello di colesterolo e dei grassi nel sangue e gli altri fattori di rischio. L'angina può causare molta paura, soprattutto al suo esordio, ma per la maggior parte delle persone che ne sono affette non è sinonimo di disabilità e non causa danni permanenti. Aiutati dal vostro cardiologo, con un trattamento appropriato ed uno stile di vita controllato, sarete in grado di godervi appieno la vita, proprio come facevate prima.